Ciao, benvenuti nel mio canale YouTube. Io sono Kirk e oggi voglio presentarvi una nuova serie, si chiama The Wolfenstein 2 The New Colossus. Avevo giocato anche le precedenti, quindi volevo portarvi questo capitolo. Andiamo adesso ad iniziare e vediamo un po' come si presenta questo gioco. È un'agonia sognare così e svegliarsi nella realtà. Sei ancora vivo, fortunato bastardo! Sei davvero un tipo tosto, porca puttana! Ehi, bello! Prendi! Wyatt, bravo ragazzo. Ci vediamo dall'altra parte. Il generale Dazzet è più vicino che mai. Se eliminiamo il generale, decapitiamo la macchina bellica Crook. Oh, per lui, non è vero! Per lui! Aiutami a scegliere quello che desideri che io dissezioni. Pensavo di aver visto tutto, ma non conoscevo la vera crudeltà. Finora. Auf Wiedersehen. Bene, tu e io, Blaskovic. Ora ce ne andiamo da questo postaccio. Credo di vedere qualcuno. Si chiama Anya. Si prende molta cura di me. Nel 1960, gli Stati Uniti si sono arresi 12 anni fa quando i nazisti hanno bombardato la nazione. Ecco, stiamo vedendo il riassunto Sono un treno come praticamente Berlino. dell'episodio Dove precedente, The New Order. Proprio dei miei tratti ariani. I ribelli della Resistenza, dove sono? BJ Blazkowicz. Carole, sei viva? Se questa merda tu la chiami vivere. Credono che la guerra sia finita, che siamo deboli, sconfitti, che ci manchi il coraggio di ribellarci. Come sempre. Si sbaglia di grosso. Seth Rock, secondo i registri Sì, ufficiali, è l'introduzione partito più con lunga del 12 gioco, anni fa. quasi. Vediamo quanto Seth tempo Rock, ci sono mette. ancora sicuro. Che cosa sai su Seth Rock? Sei uno da Sicat, la fonte della tecnologia nazista. Sono qui per Spero salvarti. che troverai quello che cerchi, amico mio. Il mio nome è Bombardier. William J. Blazkowicz, fai attenzione. Sono felice anch'io, Max! A Max non piace la violenza e non vuole che qualcuno si faccia male. Darfield è un'antica società mistica. Inventiamo cosa? La tecnologia sviluppata dagli Darfield dai secoli avanti. Bentornato a Berlino, Blazkowicz. Credo che la sua amica Frau Engel guidi l'attacco. Dezze deve averla promossa per il suo ruolo al E campo deve di risaltare battaglia. l'introduzione, Vengo, se no mi non incrocio! giochiamo più. Ecco, saltiamo, così facciamo prima. Inizia, vediamo un po' com'è il gioco. Coste del Baltico 1961. Ecco Blazkowicz. Complesso Death Shield. Ha cominciato male, Perché non siete perduti? tanto in forma. Su. Stasera tuo padre non torna a casa. È andato a Dallas per lavoro. Oh, figlio mio, Ah, un ti ho fatto risottino, ci davvero sta. male. Riposa e guarisci. C'è della zuppa e del Cos'è? porridge. Dimmi Ah, cosa porridge. preferisci. Nessuno dei due. Coraggio, capitano. Scegli per me. Ah, cosa devo scegliere? Sacrifica Wait, sacrifica Fergus. Anche questa? No, quello lì no. Sei testardo, capitano Blazkowicz. È un pregio. Ok. Ania, che succede? Lo vedo! Caroline, di qua! William! Oh, razza di stupido! Pensavi che ti avremmo lasciato qui! Gesù Cristo, gli escono le fattute a budella! Premi sulla ferita, usa le mani! Non va bene. Trofeo guadagnato Portatelo déjà vu. Ok, sull'elicottero! andiamo avanti. Piano, piano! Uno, due! Sono fortunato. Ho portato a termine ciò per cui sono nato. Le persone che mi vogliono bene. Non puoi immaginare quale sia la mia sofferenza. Bombate, siamo fuori. Fuoco! Sì, signora. Ma più veloce, sta perdendo molto sangue! Su che sto morendo, muovetevi. Un calore insopportabile. Asciugamano! Il cielo È è scoppiata la bomba infinito. atomica. Caroline, sta morendo! Sta diventando blu! Bombate, serve una barella all'hangar. Tra 90 Morte secondi. si avvicina ancora. Grida
Dai che sto morendo, vedo tutto bianco. Benedetto sei tu, Signore, nostro Dio del Re dell'Universo. Sta dicendo le preghiere, quindi è già morto? Lascia che ti mostri una cosa, Billy. Mio padre mi disse che se avessi avuto un figlio avrei dovuto dargli questo. È un anello di fidanzamento. Appartiene alla nostra famiglia da molte generazioni. Riesci a immaginarlo, Billy? È ciò che chiamano un cimelio. Quando incontrerai una persona speciale, donale questo anello. Ha un valore inestimabile. Chi è arrivato? Non dire a tuo padre dell'anello, o te lo porterà via. Non ne sai niente, lo sai come è fatto. Sofia! Madre. Continuo a avere ricordi. Non so perché. Ho vissuto rettamente. Abbastanza da guadagnarmi il paradiso. Non credo. Non puoi immaginare quale sia il caso. Certo che l'introduzione è molto lunga, eh. Chissà se riusciamo a giocare. Madre, sto andando all'inferno. Tira, tira, bombate! Ah, devo asportare gran parte dell'intestino. Fai tutto il necessario, no. Resta con noi, Blaskovic. Che schifo. Ti prometto che andrà tutto bene. Kinderlach, portate chiunque possa donare del sangue. È un po' splatter come scena, eh? Sangue dappertutto. Accidenti. Il dottore non mi sembra un granché, non vedo i guanti. Mi serve luce. Anestesia, niente. Disinfestazione, niente. Sofia, è qui. Sofia, no. Fuori dai piedi. Non merita questo. C'è pure il padre che lo mena. Non dire stronzate, l'ho visto con lei. È solo un ragazzo, non ha colpe. Lei gli piace. È abbastanza grande da sapere che non dovrebbe passare il suo tempo con una sporca negra. Cucciola, cosa fai qua con me? Ti sei chiuso non con me. Non lascerò fare del male a mio figlio. Non più. Non puoi immaginare la mia sofferenza. Sofia, tutti i giorni a farmi il culo, a farmi umiliare per mandare avanti la baracca e vedere i risparmi che se ne vanno. Li ho visti insieme, Sofia, a sbaciucchiarsi sotto il pioppo. Non può andare avanti così. Di cosa sta parlando? Ho faticato troppo a lungo per lasciare che mio figlio mi rovini la reputazione perché gli piace una negra. Ecco qual è il problema. Rip, non possiamo vivere così. Cucino, pulisco, vado alle stalle e al campo. Non sei solo a lavorare, Rip. Avresti dovuto chiudere bottega quando mio padre ti disse di farlo. Ecco, adesso mena pure la moglie. Stiamo indebitando, siamo indietro di 3 mesi con le bollette. Hai gettato al vento tutti i soldi di mio padre. Stai giocando con il fuoco, Sofia. Chi credi di essere? Non sono il tipo di uomo che si lascia trattare così. Non sei più l'uomo che ho sposato. Ho sposato un uomo che non avrebbe mai lasciato morire di fame la sua famiglia. E Dio mi aiuti, non ti lascerò fare del male a mio figlio. Chiudi quella cazzo di bocca o te la chiudo io. Chi credete di essere, dannati ebrei? Pensate di avere una risposta pure, per tutto? Neri, ebrei, tutto, ce n'è per tutti qua. Cazzo. Ti ho sposata per i soldi di tuo padre, ma sei ecco. Solo una palla al piede. Sempre a piccare il naso nei miei affari invece di preoccuparti dei tuoi. Se non sai insegnare al ragazzo come ci si comporta, lo farò io. Stai lontano! Sembra segreto, non finisce più qua. Ecco, manica di bocca. Adesso anche il cane gli ho mandato addosso. Adesso cosa devo fare io? Ecco, pure il cane, picchiato. Nascosto nell'armadio. Mi fai vedere. Cosa devo fare? Ah. Torna qui! Devo dire, ah, così. Continua pure, mezza sega. Non mi fai niente. Mettetelo in faccia, sto vaso. Fare di meglio, ragazzo. Non so se trovo qualcos'altro. L'ha preso. Ai. Mi sa che le prendo. Prenderanno di mira. Oh, non farmi del male. Ti faranno ingoiare la merda. E tu
cosa farai? Non sei nemmeno capace di difenderti. Ti insegno io come si fa. Il circolo Kreisau è risorto. Avrò bisogno di te al mio fianco quando faremo la nostra mossa. Niente, di giocare non se ne parla. Mi senti, Kenji? Dove mi stanno portando? Niente, diciamo che questo inizio è un'introduzione, diciamo, molto lunga. Quindi mi sa che di gameplay ne faremo ben poco. Beh sì, è ora di cena. Adesso cosa vuoi fare? Sì, vieni qui. Brava. Non vai da nessuna parte e fregna pure quanto vuoi. Nella vita. Cosa vuoi, ammazzare il cane? Decisioni difficili. A volte dovrai essere veramente cattivo. Uccidi o vieni ucciso, i vecchi e i deboli sono spacciati. No, mi fa uccidere il cane, ma che bastardo. Quei malintenzionati buoni a nulla, che fanno di tutto per derubare gli Posso sparare a lui? Uomini bianchi. Sta a noi ripulire il mondo da quella feccia. Sta a te. Dito sul grilletto. No. Dovuto sparare. Beh, l'inizio è abbastanza cruente, diciamo, eh? Fra scene splatter e situazioni particolari. Ricorda, tesoro mio. Non so se riusciremo a giocare, però. Vedo che continuano ad esserci video. Tutte cutscene ci sono. E cinematiche varie. Forse ci siamo. Sottomarino nazista catturato, martello d'Eva. 25 giugno 61, da qualche parte nell'Oceano Atlantico. Chi è quello? Sono io. Sono io. Sembra un gruviera. I vecchi e i deboli sono spacciati. Sai che si comincia. Obiettivi. L'indicatore a forma di diamante indica il tuo prossimo obiettivo. Usa la funzione di suggerimento per ottenere maggiori informazioni e direzioni. Devo cliccare qui col tasto in giù. Così mi fa vedere dove devo andare. Ah, mi muovo sulla sedia rotelle. Forte. Parla al combattente. Che bella armetta che mi ha dato. Merda. Arrivano. Oh, finalmente si spara. Nazista. Questo ora è il nostro sottomarino. Dopo li avrai. Dove sono andati? Ho preso tutto, andiamo avanti. E muori? Ok. Certo che muori se fosse dall'hotel, è originale, eh? Guarda il bastardo, guarda se è nascosto. Uccisione sovraccarica 1 di 20. Abbiamo le munizioni. Quello devo andare a prendere acqua. Le scale non posso farlo, ovviamente. L'ho ammazzato. Ricarichiamo. Che cavolo sto mirando.
riparo qua perché vado di qua sotto a sedia. Ferma Blaskovic, stop, non muovere un muscolo finché non te lo dico io, capito? Non mi muovo, non scorreggiare nemmeno, le microbe non scorreggio neanche. E tu non puoi fare, vero Simpson? No. Ok, aspetta. Ora vieni. Ora vengo. Un po' di armi. Attento, il pavimento è bagnato, significa che il sistema funziona. Entriamo. Presto, presto, presto. Ah, ci siamo. Uno, due, tre. Auf Wiedersehen, fece nazista. Blaskovic, sono felice di vederti sveglio, ma Anya, non dovevi alzarti dove dal letto. Trova? L'ultima volta che l'ho vista era con Caroline a difendere l'ascensore della torretta. Dimmi come raggiungerla, Seth. Ingle, sei stato a letto per 5 mesi. Il tuo corpo non funziona. Ti rendi conto? Hai i reni distrutti, ma magari hai difficoltà a urinare, a usare il tuo schmeck e a fare molte altre non cose. Non c'è tempo, dimmi solo. Che succede? Frau Engel, ti sta cercando, ha mosso Marie Monti e ora è riuscita a trovarti. I nazisti sono entrati nel sottomarino. Molti feriti, molti morti. Io sono rimasto separato dagli altri. Devo andare. No, Agwinistan Chining, ho detto di no. Seth, dimmi come arrivare all'ascensore della torretta. Tu sei un Nox, testardo come un Nox. D'accordo. Fammi arrivare alla torretta. C'è una marea di nazisti tra noi e l'ascensore della torretta, ma ho messo diverse trappole che però non ho avuto il tempo di attivare. Tieni, guarda qua, è una mappa. Guarda, mostra la posizione delle trappole. 4-4, guarda. Usa contro lui per cazzo fasciste. Sì. È divertente, okay. Però. Attenzione. Oh. Neanche un paio di pantaloni, niente, proprio così. Cerca di non farti ammazzare, per piacere. No, ora spero proprio di no. Ok. Frau Engel, mi stai cercando? Le parti ci sono invertite, signora. Ora sono io a cercare te. Cosa devo fare? Devo cliccare qua? Ah, ecco, l'ho fritto. Bene, lo disattivo. Ne arriva un altro? Posso passare, però l'ho fritto. Ok, anche da terra lo faccio fuori, muori. Diversamente letale. Ok, l'ho fatto fuori dalla sedia a rotelle. Credo che sia quello. Visto la puttana. E muori. Caroline, ovunque tu sia, fai ciò che devi per tenere tutti in vita finché non arrivo. Non sai che qua non posso passare. Andiamo di qua. Sono al massimo con le armi, andiamo avanti di qua, vediamo di qui no, di qua. Vediamo questo. La scala la posso prendere sicuramente, non mi arrampico di qua. Muori. Ok, andiamo avanti di qui. Vediamo se sono giusto. Due. Di là non c'è niente. Andiamo di qua. Chi è che mi sta sparando? Sento muoversi tutto qua. Devo arrampicarmi. Come devo fare qui adesso? Ok. Portami su. Ecco, mi sono fritto da solo. Che stupido. Devo stare attento.
entriamo. Allora, dove ero? Qui ero giusto, devo arrampicarmi qui. Andiamo. Ecco, faccio fuori anche questo così. Devo solo capire come non farmi friggere là poi. Io se ne arrivano due. Dove sono? Eccoli qua. Ok, due li ho fatti fuori. Di qui no, non ce la faccio, torno indietro, riprova. Ah, non mi devo far friggere quando arrivo sopra. Cioè, bastava cliccare il fare lì. Non viene? Pensavo che veniva. Morto. Mi sa che si è fritto da solo, ho sentito swash. Ok. Ok, adesso posso passare. Ma che c'è qualcosa che mi serve qua in giro. Sicuramente ci sarà da prendere un sacco di roba, ma noi non la prendiamo. Non ho voglia di prendere la roba. Qua no, andiamo di qua. Salvataggio, sono giusto, mi butto di qua. Frena, frena, frena. Frena contro. Niente, qua come fate? Qui andiamo alla rembaggia, non stiamo andando a giocarci intorno. Fatti vedere. Fatti vedere. Riparati, riparati. Dov'è? E muori. Ho eliminato tutti, no? Chi mi sta sparando? Non vedo. Ma dov'è quello scemo? Non lo vedevo mica. Ma ci fai lì? C'è ancora qualcuno? Prendiamo tutto, armi, quello che troviamo. Ok, andiamo avanti. Proseguiamo lì. Cane? No. Dove sei? Dove sei? Fatti vedere. Ho sistemato anche a te. Non dovrebbe esserci più nessuno, andiamo avanti. 50 salute sono ancora buone. Buttiamoci giù di qua. Eccolo là. Lasciate perdere, terroristi! Avete perso? La barca che avete rubato è di nuovo nostra. Molti vostri amici sono già morti. Volete raggiungervi nella tomba? Il generale Engel è pronto a offrire la amnistia a chiunque getti le armi che si arrenda. È la nostra unica occasione. Di qua. Cosa è successo? Oh cavolo, mi sono capottato adesso, senza sedia. Muori, muori, muori. La sedia. Di nuovo in sella, vecchio. La sedia sono fregato. Trova il modo di invertire la cinghia e vai all'ascensore della torretta. Ok, troviamo il modo di invertire la cinghia. Come si farà? Si schiaccerà qui? Cinghia invertita, si sale. Vado. Senti che musica, ci sarà da combattere? Sono arrivato, sono giusto, sì. Attiva l'ascensore. Vaffanculo, questa dove è uscito? Oh, è arrivata Anya, chi è che è? Anya? La mia fidanzata? Ah, è incinta però. Sto bene, sto bene. Oh, altro filmato. Ok, diciamo che per oggi è tutto. Per questo primo episodio può bastare, io come al solito vi saluto, se il video vi è piaciuto lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al mio canale. Al prossimo episodio.
In piedi ora. Sei un po' ingrassata. Seth dice che avremo dei gemelli. Non ora, Kinderlach. Se sopravviverete, ci sarà tempo per Schmunzerei. Ora bisogna uscire sul ponte. Andiamo sul ponte. Aspetta, William. Skidmax, spara! Spara! Così si fa. Sorridi! Böser Junge mit einer Waffe. Loslassen! Loslassen! Sigrun, warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ah, das weißt du nicht? Die da! Abführen zum Verhör! Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht und deine Diät nicht eingehalten. Vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines... Du dumme Kuh! Du bist eine Schande für deine Rasse! Und für deine Familie! Was werden die Leute sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Die Generalstochter! Was für eine Schande! Los, Wange halten! Das ist nicht mal eine Backpfeife wert. Er ist da oben. Da bin ich mir sicher. Alle Marsch nach drinnen! Ja, Mutter. Los rein, Männer. Ich lock ihn raus. Megafon. Pare che io sia stato chiamato. Non andare, Billy. Ma hanno preso i nostri amici. Hai intrappolato il sottomarino. Cosa possiamo fare? Hai ragione, Ingola. Devi trovare il modo di liberarlo una volta che sarai là sopra. Non posso perderti. Sei debole, William. Non puoi combattere. Troverò un modo. Tessa! Halt! Halt! Non è che vuoi investirci con la tua sedia a rotelle? Da ist er ja. Gut. Runter mit der Rüstung. Non provare a toccare. Ma guarda un po', il grande capo che striscia nella sporcizia. Blaskovic, sei sveglio. Ciò che resta di me, sono qui per voi. Come va, Caroline? Non so come abbia fatto. Devo aver sbagliato qualcosa ed è riuscita a trovarci. Ho rovinato tutto. Lasciamelo dire. Non lo sei. Sei solo il beniamino della sporca feccia dei bassifondi, degli schifosi scarti della
società che marciscono nei ghetti. Ma quando ti vedranno, cambieranno idea. Ti trasmetterò in mondo visione. Guardate! È questo, è questo l'aspetto di un eroe. Uno storpio, un relitto umano che piscia in un tubo. Tutti vedranno che sei un inutile scherzo della natura. Lasciatelo. La resistenza non si piega. Mutter! Sigun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie... Aber du hast gesagt! Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker! Was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons. Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast. Du willst sie befreien? Gut. Nimm. Nimm! Mach schon. Befrei ihren Kopf von ihren Schultern. Du hast mein Tagebuch gelesen. Lenk dich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst. Questa gente. O forse no. Porca puttana, vi ammazzo tutti! Penso che... Cristo santo, vi ammazzo! Un'altra subumana! Bacio, bacio. Das ist nicht komisch. Willst du auch ein Küsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? Auf deine dicken, fetten Wangen? Oder vielleicht lieber hier unten, ha? Portatelo qui! Un altro tuo vecchio amico? Ti ammazzo! Oh!